Non avrei mai immaginato che leggessi la corrispondenza altrui. Sì, ma non ho mai detto niente a nessuno, padrona. Per fortuna quel ragazzo se ne andò. Adesso è un uomo e vive in paese a San Paolo. Lo chiamano Juan del Diablo. Lo hai visto? No, ma ho sentito parlare di lui. Dicono che sia un tipo senza scrupoli, sempre pronto alla rissa. Va bene, parlerò con mio figlio. Vi ringrazio molto, padrona. Col vostro permesso. Scusate, signora, posso esservi utile? Il fatto è che si è inceppata la serratura. Volete che provi a forzarla con un coltello da cucina? No, non ha importanza. Hai ragione, ho esagerato. Ma se avessi visto in che condizioni avevano ridotto quel povero uomo. Comunque sia, questa non è casa tua, né lo sarà mai. La futura moglie di Andrea sono io e non tu. Adesso capisco perché sei andata su tutte le furie. Sì, naturalmente. E in ogni caso, io sono l'unica che possa dare ordini ai dipendenti. Ho agito così solo per carità cristiana. Andiamo, non farmi ridere. Tu speravi di richiamare l'attenzione di Andrea per fargli vedere quanto sei nobile e generosa. Vuoi portarmelo via? Anna, non ho voglia di discutere per simili sciocchezze. Col tuo permesso. Beatrice! Beatrice! Beatrice, sto parlando con te! Beatrice! Come sei bella. Ti piacciono i cavalli? Sì. Sì, a me piacciono tutti gli animali. Anche quelli velenosi? Beh, mi fanno un po' paura, però anche loro sono creature di Dio. E se Dio ha voluto che esistessero, certo avrà avuto un motivo. Stai andando via? No, stavo andando a casa. Possiamo parlare un momento? Sono a tua disposizione. Vedi, pare che quanto è successo con i tuoi dipendenti abbia causato un certo subbuglio e volevo chiederti scusa per essermi intromessa nella conduzione della tua tenuta. Ma non devi scusarti, al contrario. Te ne sono grato. Se non fosse stato per te, non avrei mai scoperto come si comporta Basilio. Perché dici che hai causato subbuglio? Qualcuno ti ha fatto osservazione? Mia madre? No, no, però forse la mia reazione è stata esagerata. No, Beatrice, nel modo più assoluto. Comprendo molto bene cosa hai provato. Ma questa è la tua proprietà, è casa tua, io non avevo... Qui puoi dire e fare tutto ciò che vuoi. E non solo perché sei la sorella di Anna, ma anche perché ho molto affetto per te e ti stimo molto. Anch'io. Amici, allora? Sì, amici. Sono molto in collera. Con me? Perché? Con mia sorella. Mi sono così vergognata. Non capisco perché le permetti quegli scatti isterici e soddisfi tutti i suoi stupidi capricci. Cosa interessa a lei se un contadino viene punito o no? È stata solo una sciocchezza. Oh, ti sembra una sciocchezza minacciare con un macete? Aveva il macete per liberare il contadino. E gliene sono grato perché così ho scoperto cosa accade alle mie spalle. Ma non aveva alcun diritto di farlo. Su, via, è una faccenda ormai conclusa. No, non è conclusa. Perché ho l'impressione che lei ti interessi più di me. Ma no, amore mio. Come puoi dire questo? Tu sei la mia regina, la padrona della mia anima. Non ti sei accorta di quanto ti amo. Sei tutta la mia vita. Niente dovrà mai interporsi fra di noi per separarci. Ma questo non accadrà, vero? No. Ho saputo che Beatrice è intervenuta in difesa di quel vecchio e che tu hai sollevato Basilio dall'incarico di amministratore. L'avevo avvertito svariate volte, madre. Mm. Comprendo che si debbano punire i contadini quando è necessario farlo. Ma non posso tollerare la crudeltà. Forse Basilio ha esagerato un po', ma è l'unico modo per far rinsavire quella gente. Lo dico a ragion veduta. Basilio era già stato avvertito. Gli avevo dato degli ordini precisi e non mi ha obbedito. Ho commesso un errore, ma la tua decisione mi sembra eccessivamente drastica.
È un bravo sovrintendente, onesto, fedele. Mi dispiace, madre, ma non muterò la mia decisione. A volte è da saggi tornare sui propri passi. Tu non sai quanto si è adoperato Basilio per Campo Reale. Dopo la morte di tuo padre si è occupato lui di ogni cosa. Sa come spronare la gente e i raccolti sono stati più abbondanti. Comunque, conserverà il posto di sovrintendente, no? Però per lui essere amministratore è stata una conquista. Era salito nella scala sociale. Madre, perdonatemi la franchezza. Ma Basilio non è qualificato per essere amministratore. Ho controllato i registri e sono in un disordine incredibile. Ho pensato di chiedere all'avvocato Manera di occuparsi di nuovo della tenuta, come faceva quando c'era mio padre. Nel modo più assoluto no. Volevo dire che l'avvocato Manera è già molto occupato a San Paolo e non può trasferirsi qui. Non è necessario. Basta che venga per qualche giorno ogni mese. Sarà più che sufficiente. No. Ci sono cose che non possono aspettare tanto. E poi la sua parcella è molto alta. La tenuta rende molto bene. Possiamo permettercelo. A me l'avvocato Manera non è gradito. Perché? Perché no. E ti prego, ti supplico, non impormi la sua presenza qui. Stavo pensando ad una cosa. Se ora ti senti meglio, volevo dire, se la delusione che hai subito non ti fa più soffrire, perché vuoi ritornare in convento? Perché è la strada che ho deciso di percorrere. Può darsi che Dio non ti chieda questo. Forse egli preferisce che tu ti sposi, che abbia dei figli. Non credi che dovresti aspirare ad un avvenire diverso? No, madre. Ve lo dico sinceramente. Io non sono mai stata come tutte le altre ragazze che quando pensano all'amore sognano una persona sconosciuta, senza volto. Per me questo sogno ha sempre avuto contorni netti e il volto di Andrea. E sovrapporgli ora un altro viso, no, madre, sarebbe davvero impossibile. Voi quando avete conosciuto l'avvocato Manera? Poco tempo fa, a San Paolo. Quando Andrea ha voluto fare il bel gesto di salvare un povero diavolo dal carcere. Ah, sì? Sì, e la cosa più strana è che quel tipo non lo ha neanche ringraziato. Perché lo hai fatto? Perché era una persona che avevo conosciuto anni addietro e di cui conservo un buon ricordo. Sofia non cenerà con noi. Ha una terribile emicrania. Ha un caldo insopportabile. Col tempo ti abituerai. No, non credo. Andrea è pazzo se pensa che dopo sposati vivremo qui. Ma questa è la sua casa? Sì, ma ha una casa anche a San Paolo. Lì almeno si può andare a passeggio, vedere gente. Non credo che Andrea sia d'accordo. È chiaro che è tornato dall'Europa per occuparsi della tenuta e stare vicino a sua madre. È proprio questo il problema. Sua madre. Io voglio essere la signora e la padrona della mia casa. Se vivo qui, quella che comanderà sarà sempre lei. Hai già parlato di questo con Andrea? Glielo dirò, ma solo dopo esserci sposati. Io credo che dovresti farlo prima. È quello che ti piacerebbe, vero? Vorresti che litigassi con Andrea, che lui si arrabbiasse con me e rompesse il fidanzamento. Per avventarti su di lui immediatamente. No, non fare quella faccia. Sii sincera almeno una volta nella vita. Se volessi questo, gli avrei già parlato della tua amicizia con Juan del Diablo. E perché non gliel'hai detto? Per non dare un dispiacere a mia madre. Bugiarda. Non l'hai fatto perché sai benissimo che Andrea non ti avrebbe creduto. Avrebbe pensato a un dispetto, alla tua gelosia. È inutile che passeggi davanti a lui facendo la vezzosa. Non hai nessuna speranza, sorellina cara. Tu non sarai mai in grado di competere con me. Nessuno può innamorarsi di te dopo avermi conosciuta, Beatrice. Quanto vorrei che un giorno tu dovessi rimangiarti le tue parole.